tratteremo il tema dell'industria del digitale, quindi riprende la parola Marta. Adesso parliamo maggiormente del cluster 4, il cluster Digital Industry and Space. Anche qui daremo una generale introduzione e poi vi segnalerò alcune delle opportunità di cofinanziamento che sono appunto destinate all'interno del cluster 4 e alcuni esempi di progetti finanziati. Allora, io vorrei riniziare un pochino questa sessione attraverso un breve video di un progetto che è stato cofinanziato nell'ambito del cluster delle precedenti azioni di Horizon 2020, che non vedevano il cluster 4 appunto come unica entità, ma vedevano il settore digital e il settore industry separati. Adesso invece sono uniti. Vediamo, ma non si sente. Ah, no, sì, si sente. WasteFresh is bringing exciting and groundbreaking innovative solutions specifically to the textile manufacturing process to target the ever-growing sustainability concerns within the industry. The Horizon 2020 project, WasteFresh, is addressing freshwater resource scarcity and industrial water pollution by bringing together the leading textile manufacturing companies and relevant SMEs across Europe, as well as supporting industry innovation and research and technology organizations. A range of partners will play a key role to deliver expertise in process engineering and scale-up of water treatment catalysts. The WasteFresh system will integrate novel catalytic degradation approaches with highly selective separation and extraction techniques to deliver a closed-loop system that assures near-zero discharge, reduces current use of freshwater resources, and increases the recovery of water, energy, and other resources, including organics, salts, and heavy metals. The system will therefore increase resource and water efficiency and ultimately lead to considerable environmental gains weighted against EU and global environmental footprints. This brand new innovative technology to reduce wastewater and pollution, whilst also addressing the current unequal access to sustainable technology, will lead to greater prosperity and quality of life for all. Ecco, blocco un attimo questo video. Come potete vedere, abbiamo visto un esempio di progetto che è stato cofinanziato nell'ambito di, perdonatemi, nell'ambito di Horizon 2020, quindi il predecessore di Horizon Europe, che ha visto in particolare nella costituzione del consorzio. Vedete, la regola, il criterio di eleggibilità era lo stesso, quindi parlavamo sempre di almeno tre entità legalmente costituite in tre differenti paesi membri e paesi associati ad Horizon Europe, ma come potete vedere la compagine dei consorziati all'interno di questo partenariato è particolarmente ampia. Questo anche per farvi comprendere al meglio quando parliamo appunto di almeno tre entità, in realtà stiamo parlando realmente di un numero minimo. Effettivamente, insomma, si parla di proposte progettuali che nella costituzione della stessa proposta, perdonatemi, e risposta al bando progettuale necessitano di diverse competenze proprio al fine di poter soddisfare quelli che sono gli obiettivi che sono stati definiti nell'ambito del bando. Ecco, questo progetto, in particolare ho voluto segnalarvi questo primo progetto in apertura con questo breve video, perché dà appunto un pochino gli esempi di quelle che sono le progettualità che sono supportate nell'ambito del cluster 4 Digital Industry and Space. In particolare nell'ambito di questo progetto vedevamo proprio la volontà di sostenere i processi produttivi al fine di appunto ridurre appunto il wastewater nello specifico nell'industria tessile. Quindi, come vi diceva Monique nell'apertura del suo intervento, chiaramente ognuno di questi bandi progettuali vede la possibilità di poter appunto andare a settorializzare
la propria risposta al bando a seconda di quello che è il settore di riferimento. In alcuni dei bandi del cluster 4 questi settori vengono citati e lo vedremo poi nelle opportunità di finanziamento, i settori che principalmente saranno oggetto di cofinanziamento ma non necessariamente risultano esaustivi. Allora, vediamo un attimo se riesco a cambiare la slide. Ok. Ecco, come in precedenza vi citava Monique, stavamo nel cluster 2, quindi Culture, Creativity and Inclusive Society, in questo momento stiamo parlando del cluster 4, il cluster Digital Industry and Space, che si trova sempre all'interno del secondo pilastro. In questo cluster, nello specifico, vi è un supporto, se vogliamo, complementare a quelli che sono i partenariati pubblico-privati che vi ho segnalato in precedenza. E chiaramente all'interno del pilastro 2 vi è anche un supporto, se vogliamo, complementare e trasversale a quelle che saranno le missioni europee. Tuttavia, nello specifico, nel cluster 4 vi è veramente una rilevanza sostanziale delle partnership. Ecco anche la ragione per cui ve le citavo in precedenza. Il cluster 4 ha differenti obiettivi. Il primo di questi obiettivi è quello di sostenere le catene del valore industriale al fine di sostenere proprio la loro transizione ecologica e garantire l'impatto climaticamente neutrale, garantendo chiaramente un sostegno all'economia circolare e garantendo un sostegno a quella che è la circolarità anche dei sistemi, delle infrastrutture, delle tecnologie digitali. Ulteriormente, un ulteriore obiettivo è quello di andare a sostegno di quella che è l'autonomia nelle catene del valore strategico, anche a supporto dell'approvvigionamento di materie prime, che oggi sappiamo essere uno dei principali temi attenzionati anche per il rincaro delle bollette e non solo appunto per azioni, se vogliamo, che sono estranee al pubblico cittadino europeo. Ulteriormente, all'interno del cluster 4 vi è la volontà di sostenere la sovranità tecnologica da parte dell'Unione Europea nelle tecnologie digitali, in quelle che saranno le tecnologie emergenti, abilitanti, capaci proprio di rafforzare le capacità europee e le differenti catene del valore, sia digitali ma anche industriali. Troviamo la volontà di sostenere la data agile economy, quindi l'economia basata sulla condivisione dei differenti dati attraverso un supporto alle tecnologie computazionali e alle differenti infrastrutture. Chiaramente vi è la componente spaziale all'interno di questo cluster su cui non mi dilungo, ma ulteriormente abbiamo la volontà di sviluppare quelle che sono le tecnologie industriali e digitali secondo dei principi e degli approcci etici e umanocentrici, quindi antropocentrici. Quindi assolutamente l'obiettivo è proprio quello di sostenere, se vogliamo, anche la vita dell'utente sia offline che online. Quali sono le politiche di riferimento che sostengono il cluster 4? Oltre alla situazione post-pandemica e di conseguenza tutte le politiche che vanno a riguardare il recovery plan per l'Europa, abbiamo citato chiaramente lo European Green Deal, la strategia europea per il digitale ed in particolare la strategia europea industriale. Ma al netto di queste differenti strategie che risultano sostanziali e rilevanti, troviamo come il cluster 4, nello specifico per quanto concerne gli aspetti di sostenibilità, identifica ulteriori policy che ho cercato di citarvi all'interno di questa slide, in particolare l'action plan per la circular economy, l'action plan per appunto le materie prime critiche, la strategia di sostenibilità per le tecnologie e gli elementi chimici, il Fit for 55 package che va a sostegno della tassonomia europea proprio per identificare quali saranno i futuri approcci di sostenibilità da parte dell'Europa,
In ambito digitale invece troveremo il Digital Compass, la bussola digitale per il 2030 e ulteriormente le azioni e le strategie per l'intelligenza artificiale, per la data economy e per la cyber security e chiaramente infine la strategia spaziale europea. Il Cluster 4 è differenziato in 6 differenti destination all'interno del proprio programma di lavoro 2021-2022. Queste 6 destination, se vogliamo, ripercorrono gli stessi obiettivi del cluster e quindi troviamo all'interno delle 6 destination la collezione di differenti bandi ed opportunità di finanziamento che sono aggregate. La prima destination riguarda la produzione digitale, circolare, climaticamente neutrale e il sostegno alle relative catene del valore. In questo caso troviamo un sostegno proprio all'industria manifatturiera. Nella seconda destination abbiamo l'autonomia nelle catene del valore strategico proprio per rafforzare la capacità di resilienza industriale. Nella terza destination troveremo le tecnologie destinate alla data economy. Nella quarta destination le tecnologie emergenti e vedremo in seguito maggiormente quest'ultime che cosa vanno ad aggregare e vedete come anche all'interno del titolo di questa destination si riprende nuovamente il patto europeo di sostenibilità come alla base proprio delle azioni di ricerca e innovazione su questo tema. La quinta destination destinata al settore aerospaziale e la sesta destination proprio sviluppo e umano centrico. Allora, vediamo un pochino all'interno delle differenti destination quali aree di innovazione, di ricerca e innovazione verranno cofinanziate. Nello specifico troveremo nell'ambito della prima destination il settore dell'industria manifatturiera, ma anche la circolarità nelle industrie di processo. Nella seconda destination invece andremo ad identificare quello che è il sostegno alla ricerca e innovazione per lo sviluppo di materiali sostenibili e verdi ed ulteriormente per l'approvvigionamento alle materie prime. Ulteriormente all'interno di questa destination troveremo il sostegno a quello che è l'aspetto di resilienza delle imprese europee, quindi anche ulteriormente la connessione con i differenti acceleratori di impresa dedicati. Ulteriormente troviamo all'interno di quella che è la terza destination il supporto chiaramente alle capacità computazionali e quindi anche il supporto alla sensoristica dal cloud all'edge all'IoT, quindi all'Internet of Things. Troviamo nell'ambito della quarta destination la volontà di andare a supportare le componenti elettroniche e fotoniche e di processori a basso consumo, il supporto allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nell'ambito dell'intelligenza artificiale, data and robotics e ulteriormente le tecnologie emergenti, tra cui citiamo in particolare alcune tecnologie quali chiaramente anche il grafene come nuovo materiale. Ulteriormente, nell'ambito della sesta destination, non parlo della quinta perché ci interessa un pochino meno per il Made in Italy, ma nell'ambito della sesta destination troveremo il sostegno a quelle che sono le soluzioni digitali volte anche al singolo individuo, in particolare lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale basate sulla fiducia, lo sviluppo di soluzioni di internet e vediamo come troviamo nello specifico azioni volte a ricerca e innovazione nell'ambito di realtà estesa, quindi realtà aumentata e virtuale, ma anche il supporto a delle attività di tipo cross-cutting, come ad esempio proprio le attività volte alla standardizzazione. Non abbiamo parlato in principio di quelli che erano di quello che era il budget destinato ad Horizon Europe, che appunto lo ricordiamo
si orienta intorno ai 72 miliardi di euro. Nell'ambito del cluster 4, il budget dedicato per l'intero settennato si orienta intorno ai 15 miliardi di euro, quindi è sicuramente uno dei cluster che ha una maggiore, un maggiore impatto all'interno di Horizon Europe. E vedete come vi è una differenziazione anche di budget rispetto alla biennalità 2021-2022, dove troviamo sicuramente per le destination orientate al settore industry un budget abbastanza cospicuo. Siamo intorno ai 737 milioni nella prima destination e 776 milioni nella seconda. Ma ulteriormente ci tengo a citare come anche lo sviluppo tecnologico di soluzioni e tecnologie abilitanti per la competitività europea assegna un budget anch'esso estremamente cospicuo di 750 miliardi. Vediamo un pochino alcuni esempi di questi bandi, perché non lo abbiamo citato, ma all'interno del cluster 4 sono stati aperti bandi recentemente per il valore di 1,5 miliardi di euro, aprendo appunto a 91 opportunità di cofinanziamento che chiaramente si orientano per tutte le differenti destination, dal settore digital al settore industry al settore aerospaziale. Vediamo quindi alcuni di questi esempi. Io in particolare ne ho selezionati tre, ma chiaramente potete immaginare come questa mia presentazione non è esaustiva, quindi dovrete andare anche a visionare voi stessi il programma di lavoro. In particolare troviamo nell'ambito della prima destination un'azione che mira proprio a supportare all'interno della call destinata alla transizione gemella, digitale e verde, lo sviluppo di soluzioni digitali che vadano a supportare l'economia circolare. In questo caso l'obiettivo del bando è quello di andare a facilitare la produzione agile, sostenibile e responsabile e le relative catene del valore. Qual è il focus? È quello di andare a sostenere appunto lo sviluppo di soluzioni che vadano a ridurre lo scarto industriale, in particolare in questo caso lo scarto dei materiali, che vadano a supportare in particolare la manifattura appunto destinata attraverso lo scarto al riciclo del materiale, al suo riutilizzo del prodotto e delle differenti componenti. Nello specifico, chiaramente in questo caso, l'obiettivo è quello di andare a ridurre quelle che sono le dipendenze da parte dei materiali importati. Quindi vediamo come l'obiettivo è proprio quello di andare a ridurre il consumo del materiale, andare a sostituire il materiale utilizzato o appunto utilizzare il materiale appunto precedentemente oggetto di scarto. Ulteriormente all'interno di questo bando vi è anche l'obiettivo di andare a supportare quelle che saranno le specifiche e le azioni di standardizzazione, quindi gli standard di questi dati prodotti, dei dati o dei processi industriali al fine di garantire quelli che saranno e facilitare quelli che saranno gli accordi industriali per la sostenibilità e la circolarità. In particolare questo bando risulta attualmente aperto, è stato aperto recentemente e avrà una scadenza il 30 di marzo. Vediamo un secondo bando che si trova all'interno della Destination 2, quindi siamo in un altro pacchetto della Destination, dove nello specifico in questo caso l'obiettivo è andare a facilitare all'interno della call, vedete come la call si chiama Resilience, l'obiettivo è proprio quello di andare a supportare la resilienza delle catene del valore strategico attraverso lo sviluppo di strutture e componenti basate su molti materiali funzionali. Nello specifico, in questo caso, vediamo come l'obiettivo è proprio quello di contribuire all'efficienza energetica attraverso lo sviluppo di questi materiali funzionali. Ed ecco qui, come vi citavo in precedenza, che la volontà della Commissione è quella di andare a sostenere lo sviluppo in dati settori di applicazione, in particolare per l'industria della manifattura additiva.
Vediamo come la Commissione ci identifica questi settori, in particolare ci va ad identificare sia il settore dei materiali bio-based, ma anche per quelli che sono appunto i beni customizzati di consumo. Ecco quindi che vediamo un'attenzione specifica anche a potenzialmente a dei settori di vostro interesse. Ulteriormente all'interno di questo bando ci dà delle specifiche di performance e vedete come all'interno dei bandi del cluster 4 ci ritroviamo sempre più in una declinazione all'interno del bando e dei relativi expected outcomes, quindi dei relativi risultati attesi da parte delle proposte progettuali, volte in particolare in questo caso all'ottimizzazione delle strutture in un ambiente operativo e anche alla riduzione di quello che è il peso di questi ponderati, di questi pesi ponderati rispetto al 50% delle manifatture tradizionali. Nello specifico, il bando ci impone anche di andare ad implementare, ad utilizzare delle tecnologie non convenzionali. Quindi vedete come ci sta spingendo ad agire su diversi, attraverso anche diverse tecnologie che precedentemente non venivano utilizzate. Anche questo bando verrà chiuso il 30 di marzo. Un ulteriore esempio che ho voluto citarvi è all'interno della Destination 6, quindi l'ultima delle differenti destination, proprio rivolte alle tecnologie di Extended Reality. Qui chiaramente insomma abbiamo un interesse da parte del cluster sicuramente importante anche per quello che riguarda i processi di vendita facilitati da alcune tecnologie di realtà estesa. E vediamo come l'obiettivo è proprio quello di andare a supportare l'integrazione di queste tecnologie abilitanti di visualizzazione avanzata, di realtà aumentata e virtuale, di esperienze nel 3D, ma anche volta a supportare l'interazione uomo-macchina, proprio volta a testare queste soluzioni di extended reality in scenari identificati nell'ambiente reale. Vediamo come l'obiettivo ulteriormente è anche quello di appunto supportare l'utente finale ad interagire, se vogliamo, in real time attraverso anche l'utilizzo di sensori che siano intuitivi. Ulteriormente, un ulteriore obiettivo di questo bando, che chiaramente insomma è abbastanza dettagliato all'interno del testo, è quello proprio di andare a supportare delle esperienze da parte dell'utente finale che siano anche in grado di appunto identificare delle soluzioni volte alla creazione di avatar digitali convincenti o che siano anche in grado di identificare quelle che possono essere i comportamenti, i movimenti e le espressioni dell'utente che si interfaccia appunto con la macchina. E chiaramente insomma mi è venuto spontaneo pensare a tutte quelle che sono le azioni che sono state sviluppate da grandi case di moda in relazione proprio all'utilizzo di queste tecnologie di realtà estesa nell'ambito dei processi di vendita. Questo bando nello specifico è aperto risulterà in chiusura il 5 di aprile del 2022. Una cosa che non ho detto in precedenza, ma ci tengo a segnalarla adesso, è che alcuni di questi bandi identificano all'interno del proprio titolo, faccio l'esempio di questo bando che avevo citato, il primo, identificano all'interno del titolo la partnership da cui sono stati, se vogliamo, costituiti o che comunque rappresentano degli obiettivi di ricerca e innovazione che sono stati oggetto di consultazione da parte della Commissione europea e che di conseguenza vanno a sostenere appunto gli obiettivi della stessa partnership. Vedete come quindi
all'interno degli stessi bandi vi può essere, se vogliamo, un'attenzione specifica ad alcune delle partnership che vi segnalavo in precedenza. Questo chiaramente è uno dei bandi. Laddove all'interno del bando stesso non viene identificato nel titolo la partnership, quest'ultima non vuol dire che non vi è un sostegno specifico ad una partnership, che non può essere, con l'azione di ricerca e innovazione non può essere collegata agli obiettivi strategici destinati da questi attori consolidati in ambito europeo, ma chiaramente rappresentano delle azioni trasversali che non sono state oggetto di consultazione da parte di partnership specifiche. Quindi ci tenevo a segnalarle. Ora, come vi dicevo, i bandi in totale sono sicuramente di un ampio numero, quindi queste tre differenti azioni che ho voluto portare ad esempio in realtà rappresentano nello specifico delle opportunità aperte che sicuramente non risultano esaustive. Nell'ambito del cluster 4 vi sono appunto 11 call che sono state aperte o che verranno aperte nel prossimo futuro. Io in realtà di queste 11 sono andata a selezionare le call le 5 call che a mio parere possono individuare, perdonatemi, delle opportunità di cofinanziamento per il cluster Made in Italy. E quindi di conseguenza qui trovate questa tabella che cerca, tra virgolette, di riassumere quelli che sono le date di apertura del bando, la relativa scadenza, il budget destinato per tutti i bandi aperti, che ad esempio nella Destination 1 sono 13 in questa call, e quant'è il peso ponderato di questi bandi all'interno della distribuzione del budget totale del cluster 4. Adesso andiamo a vedere un pochino alcuni esempi di progetti che sono stati cofinanziati nell'ambito di Horizon 2020, che ricordiamo è il predecessore di Horizon Europe, dove in particolare vi volevo appunto citare alcune azioni specifiche. La Commissione europea chiaramente sta sempre più andando a supportare, già in Horizon 2020 ha avviato questo processo, a supportare proprio i processi di industria 5.0, dove vediamo come la definizione di quelle che sono i principi di resilienza industriale e sostenibilità industriale dei processi produttivi va, se vogliamo, a collegarsi con quello che è l'aspetto umano-centrico e quindi promozione sia dell'empowerment del singolo, promozione di quelle che sono delle attività di upskilling della forza lavoro o di reskilling della forza lavoro e chiaramente promozione dei talenti all'interno dell'azienda. Ecco, già in Horizon 2020 vedevamo l'introduzione dei principi di industria 5.0 e proprio in merito a questi aspetti la Commissione ci ha tenuto a identificare tre esempi di industria 5.0 che sono stati oggetto di supporto in Horizon 2020. Io qui li ho voluti citare perché risultano sicuramente interessanti. Vedete come all'interno del progetto Beyond 5.0, in particolare, l'obiettivo è stato quello di andare a esaminare l'impatto di queste tecnologie emergenti nei processi produttivi, nei business model e chiaramente per la forza lavoro. In ambito, per esempio, del progetto Human Manufacturing troviamo la volontà di dimostrare quelli che sono appunto processi di automazione, come quest'ultimi possono interagire in armonia incrementando la produttività, la qualità e la performance e chiaramente gli aspetti di sicurezza nell'ambito dell'industria e manifatturiero. Ed infine troviamo il progetto Kyklos 4.0 che mira a sostenere, secondo chiaramente la forma agile, quella che è la produzione di tipo agile attraverso
l'uso di tecnologie digitali, quali l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, ma anche appunto sistemi cyberfisici, in particolare proprio volto a sostenere i processi di manifattura circolare. Abbiamo visto in precedenza anche un altro esempio attraverso il video che vi ho mostrato. Vediamo un altro esempio dei progetti che sono stati finanziati, cercando sempre di calzarlo per quelle che sono le tematiche oggetto del cluster Made in Italy. In particolare in questo caso troviamo il progetto BioMat. Il progetto BioMat è un progetto di durata di 4 anni e chiaramente questa slide ci aiuta a definire principalmente l'orientamento temporale di queste progettualità finanziate nell'ambito di Horizon Europe. Ci troviamo sempre nell'ordine di 36 mesi, 48 mesi, quindi 3 anni, 4 anni, volte nello specifico appunto ad aggregare differenti consorziati, quindi differenti beneficiari che andranno a appunto beneficiare del cofinanziamento europeo per alcuni obiettivi di finanziamento. Nell'ambito del progetto BioMat, l'obiettivo è quello di andare ad accelerare e facilitare l'adozione di soluzioni innovative basate sui materiali cellulari di tipo biobased e che siano abilitati dalle nanotecnologie. Come lo fa? Abbiamo visto in precedenza i meccanismi di cofinanziamento attraverso il supporto finanziario a terze parti. Vi ricordate quando vi stavo citando come un singolo progetto può andare appunto a supportare attraverso il cofinanziamento dell'Unione Europea il lancio di ulteriori call e ulteriormente può lanciare queste call per piccoli consorzi o per sole piccole e medie imprese? Ecco, il progetto BioMat fa proprio questo, lancia esso stesso delle call, in particolare identificando alcuni settori specifici, dove vedete come tra i settori specifici oggetto appunto di cofinanziamento troviamo in particolare proprio il settore dell'arredo. E quindi l'obiettivo è proprio quello di andare a supportare nell'ambito dell'arredo il sostegno e l'accelerazione all'adozione di materiali cellulari di tipo biobased ma abilitati da tecnologie di nanotechnologies. Vediamo un altro progetto che identifica il cofinanziamento, nello specifico qui abbiamo proprio uno screenshot della loro pagina web, questa chiaramente a destra vi ho riassunto quella che era l'immagine che vedevamo in precedenza, vedete proprio come nel sito risulta a chiare lettere come essi stessi lanciano delle open call. L'obiettivo del progetto DigiPrime è quello di sviluppare delle piattaforme digitali che vadano a supportare meccanismi di economia circolare, in particolare nelle industrie del manifatturiero. E vedete come tra le altre troviamo proprio l'obiettivo di andare a supportare nei vari piloti il settore del tessile. E quindi chiaramente anche qui troveremo dei meccanismi di cofinanziamento lanciati dallo stesso DigiPrime, che rappresenta il nostro progetto. Ulteriormente, nell'ambito delle progettualità cofinanziate da parte di Horizon Europe, abbiamo visto come alcune tecnologie emergenti sono oggetto di cofinanziamento. Tra queste ho voluto citare le azioni rivolte da parte della partnership Photonics e quelli che sono i servizi che sono stati cofinanziati e le azioni di ricerca e innovazione che sono state cofinanziate per la fotonica nell'ambito del manifatturiero. Ecco, se qualora foste interessati a queste azioni, nello specifico la partnership di Fotonica ha organizzato questo webinar di cui vi ho inserito il recording, dove va a presentare tutti i differenti progetti che sono stati oggetto di cofinanziamento e che vedono in particolare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche fotoniche innovative per le industrie del manifatturiero.
Ecco, sto andando in chiusura nella mia presentazione, fornendovi alcuni riferimenti, alcune informazioni importanti. In primo luogo, qualora voleste appunto conoscere di più rispetto ad Horizon Europe, chiaramente oltre al sito di APRE avete la possibilità di visionare il sito messo a disposizione da parte della Commissione Europea. E anche qui, qualora aveste necessità di capire quali sono le partnership identificate in Horizon Europe, avete il riferimento. Ulteriormente vi ho inserito il Cluster 4, nello specifico il programma di lavoro del Cluster 4, dove abbiamo detto sono aggregate tutte le opportunità di cofinanziamento per il 2021-2027. Il Funding and Tender Portal, che abbiamo detto in precedenza, risulta il portale dove noi andremo a trovare le nostre opportunità di cofinanziamento, andremo a sottomettere la nostra proposta progettuale e ulteriormente, qualora quest'ultima fosse finanziata, vedremo e gestiremo il nostro progetto interamente online all'interno sempre del Funding and Tender Portal. Infine, lo attenziono perché risulta interessante, ricordo come Horizon Europe è un programma, è uno dei programmi di cofinanziamento destinati da parte della Commissione Europea, ma ve ne è un secondo che è stato appunto lanciato solamente nell'ambito di questa programmazione, quindi lanciato a partire dal 2021, che è il programma per l'Europa digitale e che vede sicuramente la volontà di supportare l'adozione alle soluzioni tecnologiche innovative da parte di piccole e medie imprese e pubblica amministrazione. Chiaramente parliamo di soluzioni tecnologiche in ambito digital, nello specifico stiamo parlando di intelligenza artificiale, cyber security e tecnologie computazionali ad alta performance. Ecco, vorrei citare anche degli ulteriori meccanismi a supporto. Chiaramente io e Monique ci siamo presentate come punti di contatto nazionale, quindi noi andiamo a supportare proprio attraverso azioni, attività di informazione, formazione ed assistenza, come quelle che stiamo facendo oggi, la comunità italiana di ricerca e innovazione. Nell'ambito europeo i punti di contatto nazionale sono uniti in network, in reti europee dei punti di contatto nazionale. Nell'ambito digital abbiamo la rete dei punti di contatto nazionale Idealist e nell'ambito industry in realtà avremo la rete dei punti di contatto nazionale NCP for Industry che va a supporto e va sostanzialmente a sostituire quella che in precedenza era NMP Team. Perché vi cito questo? Perché all'interno di queste reti europee, dei punti di contatto nazionale, vengono erogati una serie di servizi. Questi servizi sono volti a identificare partner progettuali in Horizon Europe, ma anche facilitare l'accesso a determinate informazioni relative ad esempio alle proposte di Horizon Europe. Quindi risulta sicuramente interessante per voi identificare nel prossimo futuro quali sono le reti dei punti di contatto nazionale appunto specifiche per vedere che tipo di servizi verranno erogati. Come vi citava Monique, abbiamo un sito dedicato ad Horizon Europe dove vengono segnalate tutte le opportunità di finanziamento ma anche degli approfondimenti specifici rispetto a differenti aspetti per presentare le proposte progettuali. Vediamo come ad esempio abbiamo elaborato una guida ad Horizon Europe che va a aggregare tutte le informazioni relative ad Horizon Europe, ma anche attraverso il lancio di giornate nazionali per spiegare appunto Horizon Europe al pubblico. E proprio in relazione a questo, nell'ambito della nostra pagina relativa al Cluster 4, trovate il riferimento sempre ai programmi di lavoro, ma anche al proposal template standard di Horizon Europe, a quello che è il form di valutazione con cui verranno valutate le vostre proposte progettuali e la tipologia di contratto che verrà sottoscritto con la Commissione Europea. Trovate ulteriormente altre
risorse all'interno della nostra pagina e del nostro sito, tuttavia vi segnalo l'ultima. Come forse saprete, APRE ha organizzato la propria conferenza annuale l'8 e il 12 di novembre, quindi estremamente recente, dove abbiamo lanciato, tra le altre, gli Info Day europei del 2022. Nello specifico, nell'ambito del Cluster 4, sono state presentate le opportunità di finanziamento, che quindi abbiamo già presentato oggi, ma vi è anche una tavola rotonda con differenti progetti europei che appunto ci hanno raccontato un pochino quelli che sono gli aspetti che hanno portato al raggiungimento del finanziamento relativo alle loro rispettive proposte progettuali. Ulteriormente vi cito come il 29 e 30 di novembre e 1 di dicembre la Commissione europea sta organizzando un ampio Info Day europeo dove sostanzialmente andrà a presentare ogni specifico topic nella sua interezza e nel dettaglio. Nell'ambito delle reti dei punti di contatto nazionale, a seguire rispetto al 29, 30 e 1 di dicembre, organizziamo il cosiddetto brokerage event. Mi dovete perdonare, ho preso il brokerage event di spazio, ma manderò un aggiornamento alle slide a Giuseppe in modo tale che potete avere il brokerage event reale. È stato un refuso mio. Nell'ambito appunto del prossimo 2-3 di dicembre, quindi esattamente a seguire rispetto all'Info Day nazionale, verrà supportato l'organizzazione del brokerage event del Cluster 4. Che cos'è un brokerage event? È una piattaforma online dove appunto potete inserire il vostro profilo e potete richiedere degli appuntamenti bilaterali agli altri partecipanti allo stesso brokerage per avere degli incontri bilaterali di circa 20 minuti ad incontro per presentarvi, e quindi serve proprio a facilitare nella identificazione di quelli che saranno i futuri consorzi, i futuri partenariati che andranno a presentare le proposte in Horizon Europe. Il consiglio è, anche qualora non foste disponibili per gli incontri bilaterali del prossimo 2 e 3 di dicembre, il consiglio è comunque di inserire il vostro profilo online, perché questo profilo rimarrà aperto per tutta la durata dell'apertura delle call e di conseguenza chiunque potrà visionarvi e richiedervi un appuntamento anche in futuro. E con questo io ho terminato la mia presentazione, spero di non essere andata lunghissima, proprio per eventuali domande, e vi lascio anche qui i riferimenti relativi al team del Cluster 4. Grazie.